Amicizia. Sì, vabbè, mi ha anche rovinata la vita. Sì, per un semplice motivo che dopo questa meraviglia, non so neanche come definirla, di Io sono dato innamorato, io ho smesso di cantare Io sono dato innamorato. Sì, non lo dico tanto per dire una cosa, perché è un capolavoro assoluto, ha letto da non napoletana, ha letto come meglio napoletano quel testo, che non sono le fidanzatine che accompagnavano ai treni, no? I nostri ragazzi che andavano in guerra, ma lei ha espresso tutto il dolore delle mamme di questi ragazzi, questi ragazzini che partivano per lì al fronte. E detto questo, insomma, io ho avuto un rapporto meraviglioso con Anna. Scusate se la chiamo Anna, ma l'ho sempre chiamata signora sul set, signora buongiorno. E arrossivo al momento in cui la salutavo la mattina, anche perché io l'avevo vista sempre in televisione. Per me Anna Magnani, come tutti i ragazzini, avrò avuto boh, 9 anni, 10 anni, così 20, 11 anni, e vedere in televisione sembravano, no, questi miti che, cioè, ma esistono veramente? Perché stanno sullo schermo, non ti sembrano umani, non sono persone umane, sono boh. E quando l'ho vista la prima volta che me l'ha presentata Alfredo Giannetti, l'ideatore, autore e regista di questi quattro episodi, io sono l'unico vivente di quel momento di Anna Magnani. Come attore parlo, Per quegli altri episodi sono stati due con Salerno e uno con Marcello. E quando Alfredo, non finirò mai di ringraziare, vorrei veramente fargli un saluto affettuoso e un applauso grande per quello. Perché, come suol dirsi, fortissimamente mi volle in questo episodio. E la sera mi chiamò il pomeriggio e mi fa: ah, ovvie, perché stasera andiamo a cena con Anna. E questa cosa mi mandò in paranoia, in ansia. Dico: vabbè, dove ci vediamo? Ah, ecco, mi è venuto in mente, era l'Aris Bar a Via Veneto. E scendiamo giù, perché si scende giù, e c'era lei, e la prima cosa la cosa che mi colpì, quel sorriso. Lei in quel momento stava ridendo di un qualcosa che stavano parlando in quel momento, i commensali. E lei sorrideva e lui mi prese per mano e diceva: via qua. Dico: no, Alfredo, lascia perdere, non ti preoccupare, lasciami qua, poi magari la salute. No, non ti preoccupare, Anna, c'è sta il ragazzino che lavora con te. È carino, ma tu che fai, canti? Dico: sì, signora. Ah, bene, e poi via, finì. E poi l'avventura meravigliosa è stata quei 2 mesi, prima, durante e dopo la lavorazione della Sciantosa. E devo dire che lei era una donna sul lavoro molto, molto severa, molto, molto, molto severa. E con me è stata sempre amabile, come poche volte ho trovato un collega o una collega. E un giorno, lo racconterò ancora per l'ultima volta, credo, stavamo lì all'ora del cestino, c'era la sua roulotte, ero seduto per terra. E mi fa chiamare dalla sua segretaria, fa: chiamami ragazzino. Questa mi chiama, fa: Massimo, vieni che c'è la signora che ti vuole. Io diventai rosso come un peperone. Dico: oddio, che succede? Lascio il cestino lì, entro in roulotte e faccio: mi dica, signora, ma tu hai mai sentito sta canzone? E prende la chitarra e incomincia a cantare Reginella, a modo suo, ovviamente, con questa profondità, con questa accuratezza, e incomincia a cantare: te si fatta una vesta scullata, nu capiel. Io la guardavo sempre più esterrefatta, dico: ma che sta a cantare? Perché ero ragazzino, avevo 19 anni, e come tutti i miei coetanei dell'epoca eravamo chi per i Rolling Stones e chi per i Beatles. Io sono sempre stato beatlesiano. Ho sempre amato i Beatles. Avevo fatto una tournée in America, avevo comprato dei dischi dei Beatles, per cui, come tutti i ragazzi di oggi, non conosciamo, ahimè, il patrimonio artistico, culturale,
di canzoni che abbiamo in questo paese. E io ovviamente ignorantemente non conoscevo il patrimonio immenso napoletano. E comincio a cantare questa canzone. T'aggio voluto bene a te, tu me. E io, lei finisce di cantare. Blown a me. La conosci, eh? No, signor. Tappate le orecchie. Fai così. Bravo. Ma che cazzo di napoletano sei? No! Lei chiama... Chiama Alfredo Giannetti. Alfredo, ma questa voce, Alfredo, vieni qua, devo dire una cosa. Alfredo arriva, pensava fosse qualche problema sul set, fa, che c'è Anna? Non conosce Reginella questo. E grazie a lei io ho scoperto la canzone napoletana, perché da quel giorno, l'indomani che sono tornata, la notte sono tornata a casa, perché facevamo la notte in quel momento, si girava di notte, sono tornato a casa la notte, l'indomani ho chiamato subito il mio padre, ho fatto papà abbi pazienza, portami dei dischi napoletani. Ah, io figlio mio, che t'hai già portato? Qualsiasi cosa tu trova portamelo, perché io non conosco niente. E veniva con delle borse, con dei dischi napoletani, i 33 giri napoletani, veniva a casa e io da lì ho incominciato a imparare, a conoscere le canzoni della mia terra. E da quel dì, grazie a lei, ho iniziato a cantare le canzoni napoletane, non a caso, ho sudato una murata, l'ho cantata in onore a lei, al Sistina, alla mia partenza per la leva. E lei, ecco, per me è stata, posso dire proprio, come una mamma, è stata veramente una mamma, mi ha accolto sotto la sua ala protettiva per tutto il tempo che ho lavorato. E il mio grande dolore e dispiacere è stato un giorno in cui partivo per l'America, era il 1973, e il suo agente, ex suo agente, nonché mio ex agente, fa, senti, c'è Anna, ha saputo che sto con te, che stiamo per partire, ti vuole salutare, la chiamo, dico, certo, chiamiamola. Me la passa al telefono, signora, buongiorno, ah ragazzi, come stai? Dico, bene signora, bene, lei come sta? Bene, bene, sto qua, era al Circeo in quel momento lei. Dico, mi fa, sto qua, sto solo al Circeo. Dico, signora, se vuole io quando torno, vieni a trovare, ragazzi, se vogliamo un caffè. Dico, sì signora, ma con grande piacere. Ero emozionata a sentire al telefono, lei mi metteva un'ansia meravigliosa, benefica, diciamo così. Io parto per l'America, arrivo negli Stati Uniti, i primi giorni così, scusate, scendo dalla mia stanza e mentre scendevo per le scale di questo albergo, da lontano vedo sul desk, in prima pagina, una notizia, dico, ma forse leggo male, con un grande titolo a cubitali, così le lettere cubitali, Anna Magnani's dead. E mi è rimasto questo dispiacere, questo desiderio di vederla ancora una volta, quando glielo promisi, torno dall'America e vengo a bere il caffè da lei, signora, grazie, grazie. Questa è stata l'ultima volta che ho sentito Anna. Comunque è stata chi non la conosce e non ha avuto l'immenso onore e piacere di conoscerla, non può capire cosa è stata Anna. Per me e per tutti coloro che l'hanno conosciuta e per tutti coloro che ci hanno lavorato. Un gigante del cinema, umano, perché poi era Anna. Ecco, mi ricordo un piccolo aneddoto, poi non vi disturbo più perché devo andare a cantare. E eravamo fuori alla Roulotte come al solito, stavamo parlando così, lei, la sua segretaria e io. Allora, ti sei preparata per la scena? Dico, sì signora, spero di sì, casomai poi dopo se le passiamo e battute in Roulotte. Mentre parlava con me la segretaria fa, sta attenta, arrivava una o uno, adesso non mi ricordo, sempre col sorriso, sta attenta a sto rompicoglioni, acchiappala. Aveva già capito che c'era qualcuno che andava a disturbarla per un autografo, ma così. Lei era così. Io dicevo, ma con chi sta parlando? Mi giro e vedo effettivamente
un ammiratore, un'ammiratrice, adesso non mi ricordo, sono passati 53 anni, e in effetti dico, ma è geniale questa signora, è geniale. Lei ha capito subito il fiuto, no? Che abbiamo a volte di capire chi viene solo per dirti complimenti, oppure chi va, oh, ma che fai, signora, mi fa le solite cose. E questo fu un altro segnale. Ma la cosa che mi ricordo è che lei è stata come una mamma per me, io ero un ragazzino all'epoca. È stata una mamma, visto che io ho avuto una vita lontana dalla mia famiglia, perché ho incominciato a lavorare piccolino, per cui insomma non ho avuto modo di godermi la mia famiglia per tanto tempo. Lei questo lo capì, capiva il mestiere che facevamo, che facciamo, e mi fu molto molto vicino. Grazie Anna, grazie per tutto quello che ci ha lasciato, grazie.